Ciao a tutti bambini e bambine e benvenuti ai laboratori di A Casa Come a Dinamo. Io sono Albertus e oggi insieme faremo un bellissimo laboratorio di astrologia. Oggi vi racconterò una storia su queste cose fatate e misteriose che sono i segni zodiacali e faremo dei piccoli giochi insieme, ok? Io vi sto parlando da Firibori. Che cos'è Firibori? Ma è la stella dove vado a dormire tutte le sere. Se guardate la luna in cielo questa sera, che cos'è la luna? Ma è un qualsiasi satellite naturale. Che cos'è un satellite naturale? È un qualsiasi corpo celeste che ruota attorno ad un pianeta. Bene. Se guardate la luna in cielo questa sera, la stella alla destra della luna è Firibori. E dato che in questo periodo non si può uscire di casa, vi sto parlando da qua molto bene. Se voi guardate le stelle in cielo questa sera, vedrete che le stelle sono in una determinata posizione, perché loro si divertono a giocare e correre insieme. Se le guardate domani sera, le stelle saranno in un'altra posizione. Sapete cosa significa questo? Che le stelle in diverse posizioni influenzano i caratteri delle persone, nate o in un giorno piuttosto che un altro. Per esempio, se siete dell'Ariete sarete generosi e fantasiosi. Siete del Toro, sarete leali, sia con la pancia che con gli addominali. Siete dei Gemelli, spumeggianti e frizzanti. Siete del Granchio, protettivi come dei divi. Siete del Leone, il re della foresta innanzitutto, e poi sarete carismatici. Siete della Vergine, precisi, e per questo non andrete mai in crisi. Siete della Bilancia, sarete stravaganti e abbondanti. Scorpione, originali, farete stupire anche gli animali. Sagittario, tenaci e feroci. Capricorno, sarete organizzati fin da appena nati. Siete dell'Acquario, socievoli ed amichevoli. Pesci, fantasiosi ed armoniosi. Ora inventatevi una forma per il vostro segno zodiacale. Prendete un foglio bianco, un pennarello e disegnatelo. E ora che abbiamo disegnato il nostro segno zodiacale, è arrivato il momento di trovare il nostro nome da astrologo. Come facciamo a trovare un nome da astrologo? Dovete pensare a una cosa che vi piace tanto, tantissimo, tantissimissimissimo. Trasformarla un pochino ed ecco che avrete trovato il vostro nome da astrologo. Ad esempio, a me piace tantissimo la pizza, il mio nome da astrologo sarà Iolo Pizza. Ed ora è arrivato il momento del mimo del segno zodiacale. Dobbiamo prendere un foglio bianco e tagliarlo al centro, così da creare una bellissima cornice. Ah, ecco la nostra bellissima cornice. Ed ora che cosa dovete fare? Tenendo la vostra cornice, dovete mimare con le vostre mani cosa farebbe un segno zodiacale a vostro piacimento se incontrasse un proprio amico. Mettiamo il caso che io sia un pesci. Ehi, ciao, Sagittario! Come stai? Ciao! E adesso, ragazzi, come ultimo gioco di oggi, è arrivato il momento dell'oroscopo di Dinamo. Dovremo prendere la nostra cornice, mettere il nostro volto all'interno della cornice, come se fossimo in una trasmissione televisiva, e dovremo parlare del nostro segno zodiacale e della nostra giornata. Ad esempio, ciao, benvenuti all'oroscopo di Dinamo. Io sono l'astrologo Albertus, sono del Sagittario, tenace e vorace. Vi parlerò della mia giornata. È cominciata molto male, non sapevo che fare, ma poi ho pensato di poter fare un laboratorio per voi e la mia giornata non è andata bene, è andata benissimo, benissimissimissimo, bene, ultra bene. Capito, ragazzi? Prima di salutarci, una cosa importantissima: andate su YouTube perché ci sono tantissimi video di miei colleghi bellissimi e divertentissimi. E poi, qualunque cosa voi vogliate condividere con noi, ricordatevi che c'è l'hashtag A Casa Come a Dinamo e nei social ci trovate come Dinamo Camp Onlus. Mi raccomando, ragazzi, perché la prossima volta voglio sentirvi fare la trasmissione Oroscopo di Dinamo.
Ciao astrologi e astrologhe,